Onorevole Vandaferro, siamo qui a Lamezia per la presentazione della riforma della giustizia. Beh, credo un impegno importante, un impegno che deve essere corale rispetto a nessuno scontro, né tra la politica, il potere politico, piuttosto che quello della magistratura, né con le categorie professionali, ma una giustizia giusta, una giustizia efficiente ed efficace che garantisca la certezza della pena, che garantisca alle vittime di essere riconosciute vittime in tempi celeri e brevi e soprattutto anche a tutela di parti terze, come nel caso delle intercettazioni che voi della stampa avete seguito puntualmente. Credo che stasera con il sottosegretario Andrea Delmastro, con il presidente delle Camere Penali, con tutti coloro che interverranno sarà un dibattito che porterà degli spunti ulteriori per una riforma che da troppo tempo questo paese auspica. Beh, lo stiamo dimostrando in tutti i sensi e in tutti i campi, dagli enti locali alla confisca dei beni, alla lotta alla criminalità, alle operazioni ad alto impatto che sì, saranno sempre più frequenti, all'aumento di organici delle forze di polizia, devo dire a quella che sarà la bonifica di Crotone, alla firma che poco fa c'è stato con le prefetture di Catanzaro, Cosenza e Crotone per l'elettrificazione e quindi per quella mobilità che i cittadini devono avere, per quelle infrastrutture che dobbiamo garantire, quindi a 360 gradi con la difficoltà di un panorama internazionale sicuramente non semplice. Onorevole, c'è stato un omicidio a Cetraro nelle scorse ore. Il sindaco ha detto che il ministro Piantedosi deve venire in Calabria per dimostrare No, la guardi, ho posizione già che sta. risposto e credo proprio alla RAI mezz'ora fa in prefettura. Il prefetto Ciaramella ha riunito ben due volte il comitato di ordine e sicurezza per il quale già sono state predisposte fino al 19 di questo mese ulteriori azioni. Abbiamo iniziato anche sulla provincia di Cosenza a Cetraro dove c'è stato un comitato proprio in sede, ma anche con le operazioni alto impatto. Anche là verranno in quella fascia istituite nuove, devo dire, postazioni e nuovi organici, quindi credo che il Viminale sia cosciente di tutto ciò che c'è sul territorio in termini di criminalità, ma è anche un messaggio per dire alla criminalità che insomma, lo Stato c'è e lo Stato arriva. È solo questione di tempo. Grazie. Grazie mille.